chiamo Luca e sono uno studente del terzo anno del corso di laurea triennale in fisioterapia. La sede del corso è il Policlinico Umberto I. Le lezioni si svolgono principalmente nella clinica ortopedica e nel Dipartimento di Neuroscienze, che si trova all'interno della città universitaria. Ci sono però altre sedi presso strutture ospedaliere del San Giovanni, Sant'Andrea, San Camillo Forlanini e San Filippo Neri. Fuori Roma le sedi di Ariccia, Bracciano, Latina e Rieti e Pozzilli in Molise. Piede a martello, stendiamo il ginocchio. Ho iniziato il corso di fisioterapia convinto del fatto che fosse principalmente inerente a problematiche muscoloscheletriche e che si attuassero solo trattamenti con le nostre mani sui pazienti. Invece pian piano ho scoperto che c'è un mondo dietro la fisioterapia che tratta di problematiche ad esempio come quelle neurologiche o cardiorespiratorie, e inoltre un aspetto che mi piace della fisioterapia è che oltre alla terapia manuale con i pazienti ci si può avvalere anche di strumenti tecnologici anche complessi come la gait analysis, ed è uno strumento che ci permette mediante dei sensori specifici e delle telecamere di studiare il cammino del paziente e quindi di conseguenza poterlo poi correggere o cercare di migliorare con della terapia. La direzione al suolo, che è molto importante per la relazione terapista-paziente è una parte fondamentale e attiva della terapia stessa, in quanto noi abbiamo a che fare con persone che stanno male, stanno soffrendo. Non bisogna comunque cercare di farsi trasportare troppo emotivamente dalle problematiche del paziente, comunque sia però mantenere sempre quel livello di empatia che ci permette comunque di essere una figura di riferimento per loro e trattarlo nel miglior modo possibile. Perché un paziente che comunque ha un buon rapporto con te e crede nella terapia che sta facendo, si fida del terapista, sicuramente si ottiene una terapia molto più efficace per il paziente stesso.